oggi metto un po' di correttore, perché negli scorsi video che ho fatto, in cui facevo la figa, non mi metto più il fondotinta perché tanto sono abbronzata, però mi sono resa conto che avevo delle occhiaie abbastanza bruttarelline, e quindi, sebbene non metta più in effetti il fondotinta, metto lo stesso un pochettino di correttore, perché se no sono troppo bruttina, e quindi metto il correttore. Mia amica insuperabile Cipria di Elf, che magari a forza di usarla anche lei si deciderà a finire, dandomi la possibilità di andare a utilizzare le mie altre cipre, perché ho deciso che finché non la finisco tutte le mattine utilizzerò solo questa. Tra l'altro, guardando che trucco, l'altra sera guardavo il presentatore che schiacciava il truccatore con un pennello, cioè invece che far così schiacciava la cipria, sembrava una roba interessante. Sopracciglia, ormai il mio prodotto di questi giorni è questo, anche perché l'altra matita ce l'ho nel beauty del lavoro e non ho mai voglia di andarlo a prendere, quindi ho sempre in giro questo prodotto qua e uso sempre questo. Come terra metto questa Sun Club di Essence. Metto prima solo la parte colorata, quindi i quattro marroni. Questo pennello in realtà è un pennello da fondotinta, ho preso quello sbagliato dal mio secchio dei pennelli, però non ho voglia di andare a prenderne un altro, e poi tutto sommato non mi sembra vada nemmeno particolarmente male. Anzi, si fanno sempre scoperte interessanti. Approfitto dell'illuminatore bianco in cima e utilizzo anche lui. Ecco, l'illuminatore e l'illuminante è proprio una cosa che io non so mettere, però mi piace il concetto. Ora facciamo una linea sottile 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 di eyeliner. Questo è l'Art Pen di Dior. La facciamo sottile sottile perché voglio mettere anche il rossetto, e sapete che non mi piace avere gli occhi troppo marcati quando metto anche il rossetto, quindi vado a fare la linea proprio fina 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 fina. Ecco, se volete fare una linea proprio sottile con l'eyeliner, penso che questo sia proprio il prodotto adatto. Poi magari voi lo sapete utilizzare anche meglio di me, su questo non ci sono dubbi. Poi mascara doppio, questo bianco da una parte e nero dall'altra, che anche lui ce l'ho veramente da una due vite, non una, però io sono dell'avviso che finché dura e non puzza e non mi fa bruciare gli occhi, non mi fa cadere le ciglia, io lo utilizzo. Però anche lui sta per giungere alla fine della sua carriera. E voilà, questo è il mascara. Passiamo adesso al nostro amico rossetto, ed ho scelto Awesome Orchid, questo qui che mi avevano regalato al Cosmo Prof. Questa marca fighissima che non mi ricordo più come si chiama in questo istante. Teds, questo è figo. Poi è andato via l'herpes, quindi posso rimettere il rossetto. Non era un herpes, secondo me era una febbriciattola. Mi piace questo colore, lo trovo ciliegioso, bellino. Allora, come mi sono vestita? Eccomi, allora, è giunto il momento di farvi vedere questa blusina a fiori, che è tanto diversa da il mio solito look monocromatico, però questa non so perché mi era piaciuta. Poi ho visto che vanno abbastanza queste tunichette qui fiorate con le giraffe,
piuttosto che gli uccellini. Infatti questa non so perché ho detto fiori, boh. Questa ha gli uccellini ed è di questo tessuto morbidello, morbidello, morbidello. Se levate la cinturina rimane proprio tipo un sacchetto, quindi ho preferito mettere questa cinturina qui, che comunque è arrivata con la blusina e l'ho per l'appunto sblusata. Così è fatta al collo, alle manichette, fatte in questo modo. E questa è. Essendo abbastanza trasparente, l'ho messa con i leggings sotto. Ho optato per i leggings, quelli non corti fino alla, lunghi fino alla caviglia, ma quelli un po' più cortini. Come sandalo ho messo un sandaletto basso, semplice, semplice, bianco. E come accessori, dov'è? Ecco qui, ho questi due braccialettini che vi ho già fatto vedere in altre occasioni di Cirillo Schizzo. E poi questi. Ok, mi si era sventata la telecamera. Dicevo, i braccialettini, quello bianco e quello verde, sono di Cirillo Schizzo, mentre questi altri qui argentati sono di Bershka, il mio solito anellino con la ciambellina Donuts. Per quanto riguarda le borse, ho pensato a due opzioni, anzi tre. Oggi potremmo mettere tranquillamente, questa è Pure Made in China, me l'aveva portata un collega da un viaggio in Cina. Potremmo mettere questa perché ho la blusina e i sandaletti bianchi. Potremmo mettere la solita nera grossa che sto utilizzando questi giorni. Ma se al posto del leggings blu, io indossassi oggi un jeans, scusate, se invece che i leggings neri oggi indossassi un jeans, se sono dritta, boh, potrei indossare tranquillamente, questa borsettina a mano che avevo preso quest'inverno da OASAP, dal sito OASAP, che dentro ha anche volendo la cinghietta. Io però quando la utilizzo a mano. Mi piacciono molto le borse a mano, devo dire la verità, è una moda che mi piace parecchio. E anzi, ci ho pensato stamattina a questa soluzione, penso che prossimamente la rindosserò, vabbè, la lavo, la rimetto con i jeans e la borsa blu. Finito anche per oggi. Ciao!